Qui siamo nel quartiere di Santa Maria di Costantinopoli, il quartiere più vecchio di Durre. Questi vicoli sinuosi erano fatti così proprio per avere più possibilità di nascondersi con l'invasione dei saraceni. E questa dietro alle mie spalle è una torre moresca. C'era il soldato di guardia che guardava, diciamo, l'arrivo dei saraceni, era di guardia. Il territorio non era così, la chiesa non c'era, eravamo su un promontorio, quindi avevamo una buona visione verso il mare. Questo è il primo vico Costantinopoli, detto delle 16 case. Come i turisti si potevano difendere, non avevano possibilità di attacco. All'epoca qua erano dei piccoli nuclei familiari, quindi l'unica cosa che potevano difendersi era nascondersi nelle case e lanciare oggetti sugli invasori, sui pirati. Avevano delle porte un poco speciali, le porte erano fatte tutte di traverse, in modo che quando i saraceni, i pirati, rompevano un asse, veniva sostituito da un altro asse continuamente. Com'è bello un coppa qua? Queste porte sarebbero praticamente le famose saracinesche dei magazzini, che sono fatte con asse di ferro adesso. Perciò si chiamano saracinesche, da per ricordare i saraceni. Questa cosa di buttare la roba nei vicoletti, la stessa cosa che è stata fatta con il conte tedesco a Napoli, il 4 giorni di Napoli. La stessa cosa.